perché io so tutto quanto. No, non fare la sciocchina. Sai soltanto quello che è già successo, ma non sai cosa ti sta per chiedere. Cosa sto per chiedere? Come facevi a sapere che stavo per dire quello? La smettete di mettervi in mostra voi due? Lei non ha molto tempo. Voi chi siete? Volete presentarvi? Aurora. Bori. Alice. Le renne dei regali del boschetto. E potete aiutarmi a trovare il regalo per Twilight? Mm-hmm. E quei cappelli coordinati erano veramente carini. Erano. Prima che dovesse trovare solo un regalo per Twilight. Sta al passo, Aurora. Vado a prendere quel pacco che le piacerà di sicuro. Aurora si ricorda i regali che sono già stati fatti. Alice sa quali regali verranno fatti. E io vivo semplicemente nel presente e le faccio rigare dritto. A proposito, immagino che abbiamo una richiesta per un regalo, giusto? Il regalo più bello dell'oro è più prezioso, ma venderlo di sicuro è rischioso. Quando si incrina non è ancora finito, perché in un attimo è ricostruito. Non può essere comprato, ma è facilmente trovato! Ah, eccolo! Mi piace questo pacchetto! Visto? Ah, il regalo perfetto! Non capisco. Poi capirai. Mi spiace, nessun rimborso. Oh, tu... Cosa state combinando con queste bambole e coi travestimenti assurdi? Non gestivate un resort? Siamo fuori stagione e poi abbiamo in programma nuove iniziative. E le nuove iniziative costano molti soldi. I tronchi galleggianti di Flame e Flam! Sembra divertente. Questa non è una buona scusa per vendere delle bambole scadenti. Diamo solo ai clienti quello che vogliono. Cercare il regalo perfetto è talmente stressante. Oh, com'è vero. Tu vuoi prendere una cosa davvero speciale. È così. E quando la tua amica saprà che questo è il regalo più bello in vendita qui, ne sarà entusiasta. Più spendi, più la tua amica saprà che le vuoi bene. Oh, giusto. Beh, siete davvero abili a vendere cose. Potrà non piacerti, ma tecnicamente non stiamo facendo proprio niente di sbagliato. Tutti cercano disperatamente il regalo perfetto. Ma tu che sei per sostenere che questo non lo sia? Se si stancheranno di Holly dopo qualche giorno... O se cadrà a pezzi, chi ci rimetterà alla fine? Proprio nessuno! Attenti alla tenda mentre uscite. Rainbow Dash non vorrà questa cosa orrenda. Sono così arrabbiata che prenderei a calci... Convincere tutti a comprare questa bambola non è nello spirito delle feste. Ma su una cosa hanno ragione. Non possiamo dire agli altri cosa comprare. Ah, ma forse glielo possiamo fare.